come fanno nei video. In questo tratto qua c'è un fungo abbastanza vistoso, anche se un po' mimetizzato. Voglio mettere lo screen nell'intelligenza artificiale e vedere quando fa la descrizione dell'ambientazione se ritrovo il fungo. Nuvole basse. Sì, adesso ciao ragazzi, con due cani da tartufo. Tartufo da cinghiale. Là ce n'è un altro. E allora dai, il versante forse è buono. Beh, adesso dobbiamo cercare quelli buoni, però è la parte più difficile. Non troviamo i porcini, ma troviamo i chiodini. Incomincia a piovere. Il mio socio è andato via. Si è portato via anche il brutto tempo. Adesso è uscito il sole e vado avanti. Signori, il sottobosco è veramente ottimo, tanti funghi e tanta gente, quindi adesso spero che me ne abbiano lasciato qualcuno. E questo che sembra un corallo, che strano. È un torrente, non poteva mancare. A saperlo portava anche la batte. Questi torrenti qua alpini possono lasciare qualche sorpresa, eh? Vabbè, la prossima volta. Qua era la prima volta che venivo. Questi qua qualcuno li mangia, però io sto cercando porcini, quindi li lasciamo qua. Che carino. Comunque venire alle 10:30 non è stata una grande idea, perché le 50 macchine che erano nel parcheggio, fai la media di 2 persone a macchina, sono state le cavallette. Io praticamente trovo più funghi rovesciati, non buoni, che quelli buoni, ovviamente. Però il posto veramente merita, merita veramente. Ecco, là ce n'è uno forse, andiamo a vedere. No, niente, però è pieno, vedete, qui. Che stanchezza. Là basta guardare bene, attentamente, e magari ce n'è uno che si sono dimenticati. Uno, due, tre, quattro. Dove vado? Che come il pelo dei funghi crescono, i fungiatte.
Eccone due. Ma che carini. I due fratellini. Eccone un altro. La mia giornata finisce qui. Cercare i funghi è come cercare l'oro. Quando se ne trova uno si ha sempre quell'emozione. È come quando si trova una pepita, una pagliuzza d'oro. Uguale. Con l'unica differenza che magari a cercare oro c'è molta meno gente. E che dirvi, una giornata molto particolare. Siamo partiti al mattino che faceva freddo, pioveva, e siamo arrivati al pomeriggio che si sta bene, si saranno 16-18 gradi facciamo. Soddisfatto, ne ho trovato qualcuno carino, qualcuno l'avete visto, tanti strani, che per me è un mondo nuovo questo. Difatti sto cercando qualcuno che mi porti, ma non per rubargli il posto assolutamente, ma per capire come guardare, per vederli, per capire, ecco. E niente, per questo video è tutto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!